Buonasera e bentrovati al TG6. Apriamo con la cronaca. Trovato tra le macerie dell'hotel Rigopiano il cadavere di una donna. Il corpo, riferiscono i vigili del fuoco, è stato già recuperato. Sono invece ancora in corso le operazioni di recupero del corpo individuato nella giornata di ieri. Il bilancio delle vittime accertate sale a 7. Sono 22 i dispersi e 11 le persone salvate finora. Un'indagine a 360 gradi su struttura, valanga, viabilità, comunicazioni. Il procuratore di Pescara, Cristina Tedeschini, ne parla nella conferenza stampa indetta per fare il punto appunto sull'indagine e sulla valanga che ha distrutto l'hotel Rigopiano a Farindola. Il servizio. Tutto sotto la lente, la richiesta di soccorsi, le comunicazioni intercorse tra istituzioni e il gestore dell'hotel Rigopiano, le chiamate di soccorso del professor Marcella, i messaggi WhatsApp degli ospiti imprigionati dalla neve, sotto esame anche la presenza della struttura alberghiera sotto al canalone del Monte Siella. Il procuratore di Pescara, Cristina Tedeschini, rende note le attività in corso dopo l'annuncio dell'avvio di un'inchiesta per disastro colposo e omicidio plurimo colposo. In questo momento questa procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'inchiesta, un fascicolo iscritto a ignoti. Le qualificazioni giuridiche sono disastro colposo, omicidio plurimo colposo. Al vaglio SMS, conversazioni telefoniche, fax e mail e causalità dei ritardi nell'intervento con la tragedia di Rigopiano. Secondo una prima stima si potrebbe quantificare ad un'ora il ritardo dei soccorsi. Con ogni probabilità ci sono stati dei ritardi, dei fraintendimenti, delle sottovalutazioni di queste comunicazioni, ma comunque questo per la mia inchiesta, per la mia costruzione causale di questo fatto, sono tutte comunicazioni post evento, quindi poi causalmente in realtà sul mio evento, che sono un crollo di un edificio che è già avvenuto e un tot di morti, causalmente ci ragioni pure lei, la rilevanza di questi eventuali ritardi così determinati non mi pare epocale, perché male che è andata è tutto post valanga, capito? Quindi si tratta sostanzialmente alla fine dei tempi di afflusso all'albergo delle squadre dei soccorritori. Un'altra questione sollevata è stata quella dell'allerta valanghe diffuso dal Servizio Nazionale Pericolo Neve Valanghe Meteomont. Il rischio 4 su scala massima 5 era stato diffuso già da lunedì, ma non sarebbe mai arrivato al comune di Farindola. Meteomont ha regolarmente funzionato sempre mandando i suoi bollettini a chi li doveva mandare, interlocutori istituzionali. Se è arrivato o non è arrivato, io non so. Lei dice perché non è arrivato. Meteomont ha mandato regolarmente come doveva i suoi bollettini a chi li doveva mandare. Questo è un fatto. All'acquisizione delle carte, anche i piani neve, al centro della questione i mezzi utilizzati per lo spazzamento delle strade che già da due giorni prima non erano percorribili per molti ospiti dell'hotel. Quando sono arrivati i soccorritori, i due che non erano sepolti dall'albergo erano vivi. Coloro che erano vivi dentro l'albergo li abbiamo recuperati vivi dopo tot tempo di scavi, di ricerche, eccetera. Mi segue? Le persone che ancora non abbiamo recuperato, ancora non le abbiamo recuperate, quindi io dico causalmente i miei tempi di ritardo comunicazione post valanga probabilmente non hanno efficacia causale molto rilevante nell'ambito di tutta questa cosa. L'hotel Rigopiano è stato costruito su detriti e valanghe e questa è la denuncia del forum H2O Abruzzo, che ha rielaborato la mappa geomorfologica della regione Abruzzo del 1991. Francesca Romana Testi.
L'hotel Rigopiano è stato costruito sopra colate e accumuli di detriti preesistenti, compresi quelli da valanghe. Lo testimonia la mappa geomorfologica dei bacini idrografici della regione Abruzzo sin dal 1991, ripresa e confermata nel 2007 dalla mappa del piano di assetto idrogeologico della giunta regionale. Secondo quanto documenta il forum abruzzese per i movimenti dell'acqua, la mappa evidenzia nel sito conoidi di deiezione, ossia un'area rialzata formata proprio dai detriti che arrivano dal canalone a monte dell'albergo. La mappa regionale del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del 2007, che conferma quella del 1991, è la 350 ovest rintracciabile sul sito della regione. Si vedono tre segni grafici verdi a forma di cono che convergono verso l'area dell'albergo e rappresentano il movimento di flussi di materiale che nel tempo si è accumulato alla base del canalone. Già dagli anni 50 si ha memoria di una struttura di rifugio, ma l'hotel è costruito negli anni 70 ed ingrandito dopo il 2000. Il fatto che ci fosse prima una struttura più piccola non vuol dire granché, spiega Augusto De Sanctis, perché i tempi di ritorno di questi fenomeni estremi possono essere più lunghi di qualche decina di anni. Un po' come avviene per le piene dei fiumi, ci sono gli eventi che immediatamente avvengono ogni 50 anni, quelli più importanti che avvengono ogni 100 anni e poi quelli estremi che possono avvenire ogni 500 anni e che raggiungono aree inusitate. Le carte del rischio tengono appunto conto di questa periodicità, perimetrando aree sempre più vaste al crescere del tempo di ritorno. L'esistenza di una mappa conoscitiva però, ad avviso di De Sanctis, non si è tradotta per omissione della regione in una mappa del rischio valanghe che era prevista dalla legge 47 del 92, cioè 25 anni fa. La legge prevede per le aree a rischio accertate o potenziali o l'inedificabilità o per strutture esistenti il divieto di uso invernale. Non è stato fatto un piano valanghe, ma comunque, continua l'esponente del forum, nel percorso di ristrutturazione dell'hotel si doveva evidenziare il contesto di rischio e agire di conseguenza. Il piccolo Edoardo Di Carlo, 8 anni, i cui genitori sono morti nella tragedia di Rigopiano, è stato informato del decesso della madre e del padre e ha chiesto di restare in ospedale dove si sente protetto. Lo ha riferito il direttore sanitario dell'ospedale di Pescara, Rossano Di Luzio, nel corso della lettura del bollettino sanitario. Il piccolo, una volta uscito dall'ospedale, sarà affidato al fratello maggiorenne. Saranno gli psicologi della ASL a valutare quando potrà lasciare la struttura sanitaria, mentre Samuel Di Michelangelo, 7 anni, i cui genitori sono tra i dispersi, è al corrente della situazione, ma penso che Samuel stia aspettando i genitori, ha osservato Di Luzio. E sono stati dimessi dall'ospedale di Pescara i primi superstiti della tragedia dell'hotel Rigopiano. Si tratta dei due fidanzati, Vincenzo Forti e Giorgia Galassi, che erano arrivati nella struttura sanitaria nella notte tra venerdì e sabato. Le loro condizioni fin dall'inizio sono state giudicate buone dai medici e poco fa hanno lasciato l'ospedale. E anche Giampiero Parete, uno dei due scampati immediatamente dopo la valanga di Rigopiano, con la moglie Adriana e i due figli, Ludovica 6 anni, Gianfilippo 8, sono stati dimessi dall'ospedale di Pescara, così come Francesca Bronzi, che ha lasciato la struttura sanitaria intorno alle 18. In ospedale, oltre ai due bambini, Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo, è rimasto solo Giampaolo Matrone, sottoposto a intervento chirurgico al braccio destro mercoledì. Il paziente, si legge nel bollettino, presenta esami ematochimici in leggero miglioramento. L'intervento è consistito in una fasciotomia ed è durato circa un'ora e un quarto. E non si dà pace il papà di Stefano Feniello. Il nome di suo figlio era nella lista delle persone portate in salvo dai soccorritori, ma si è trattato di un errore. L'uomo si è sfogato e ha raccontato l'evoluzione delle notizie e la richiesta d'aiuto del figlio dall'hotel di Rigopiano. Ascoltiamolo. 5 giorni dalla slavina di Rigopiano, soccorritori ancora impegnati nelle ricerche che continueranno fino al recupero di tutte le persone rimaste all'interno del resort. Nella giornata di ieri intanto è salita la tensione dei familiari, le notizie circolate sui nomi delle persone portate in salvo e poi smentite nei fatti, ha scatenato la rabbia di chi da giorni attende notizie sui propri cari, come nel caso di Stefano Feniello, il fidanzato di Francesca Bronzi, lei portata in salvo e lui ancora disperso. Il padre del ragazzo
ragazzo, dopo due giorni di silenzio in merito alla falsa notizia, si è sfogato raccontando tutta l'evoluzione dall'annuncio del ritrovamento del figlio fino all'angoscia scaturita dal silenzio. A me del prefetto non me ne frega un c***o, a me del questore non me ne frega un c***o, delle istituzioni italiane non me ne frega niente. Perché le istituzioni italiane, quando mio figlio all'ora e mezza mi ha telefonato e mi ha detto abbiamo liberato le macchine, abbiamo montato le catene, siamo in attesa per tornare a casa, verso le tre qualcosa ha chiamato mia moglie e gli ha detto mammina, forse non possiamo rientrare perché i pezzi di merda che dovevano pulire la strada non si sono degnati di venire. Cioè, fino a qua ci siamo? Poi mi hanno dato una notizia l'altra sera, hanno dato cinque nomi, di cui mio figlio. Dopo tre quarti d'ora sono arrivato a casa. Chi l'ha detto questo nome? Il prefetto insieme al presidente della regione Abruzzo, insieme a un questore se non vado errato. Erano in tre, con un'arroganza e prepotenza, è venuto nell'aula magna dicendo le notizie le do solo io, quello che vi dicono gli altri sono tutte cazzo. Con questa arroganza ci ha detto i nomi, a sentire il nome di mio figlio io sono cascato di faccia per terra. È normale, giusto? Sono cascato di faccia per terra. Dopodiché la mattina siamo arrivati, perché sapevamo che prima della mattina non arrivavano questi ragazzi, la mattina siamo arrivati al pronto soccorso, aspettavamo le ambulanze. Sono arrivate tre ambulanze, di cui la ragazza di mio figlio. È arrivata la quarta ambulanza, un ferito. Si aspettava la quinta ambulanza che non arrivava. Io fino al pomeriggio ho penato ad aspettare che qualcuno mi venisse a dire guardate, abbiamo sbagliato, abbiamo dato un nome errato, quella persona non si trova. Cioè, io ieri ho parlato con la ragazza di mio figlio, la ragazza di mio figlio mi ha detto precise parole, cioè, che quando è successo il fatto stavano seduti vicino al caminetto, sopra le poltrone. Sono stati scaraventati dall'urto, lei si ricorda che è stata scaraventata vicino al caminetto. Dopodiché, quando si è tranquillizzato il tutto, lei con la luce del telefonino, con la torcia, finché ha avuto batteria, illuminava il braccio di mio figlio. Lei è convinta perché vedeva l'orologio che gliel'ha regalato lei. Illuminava, lo chiamava, ma non gli rispondeva, si lamentava. Quando sono arrivati i soccorsi, che io ieri ho chiesto ai soccorsi, siete scesi? Lei quando è stata invitata ad avvicinarsi al buco, perché non sono scesi i soccorsi, stiamo attenti, cioè, hanno fatto un buco dove stava l'altra coppia, l'hanno prelevata da quel buco, hanno invitato a lei di avvicinarsi a quel buco, lei si è dovuta fare spazio, piano piano si è scastrata, pare che abbia passato dove stava l'altra coppia, e da là l'hanno prelevata. La ragazza come è uscita ha detto c'è il mio ragazzo sotto. Cioè, queste sono le cose che mi ha detto. Allora io ieri ho fatto la domanda a questi del soccorso. Voi siete scesi sotto a vedere la quinta persona. Inizialmente girava intorno al discorso, l'ho rifatta un'altra volta la domanda. Mi ha detto, non lo so. Allora io presumo che quella persona che la ragazza dice che è mio figlio, presumo che è là sotto. Se c'era un filo di speranza per salvare quella persona, vuol dire che quella persona non ce n'ha più speranza. Questo è quello che dico io. E rassicurazioni sono arrivate dall'Enel sulla tenuta della diga di Campotosso dopo l'allarme lanciato dal presidente della Commissione Grandi Rischi, poi però parzialmente smentito. Daniela Rosone. La diga di Campotosto è sicura. A seguito dei recenti eventi sismici non si rileva alcun danno alla diga di Campotosto. A dirlo è l'Enel che gestisce l'infrastruttura, rilevando che alla luce della difficile situazione idrogeologica di questi giorni si è comunque deciso, come misura di cautela, di procedere ad un'ulteriore progressiva riduzione del bacino. La diga si trova infatti, e c'è stata polemica su questo e secondo la valutazione della Commissione Grandi Rischi, su una faglia che si è riattivata. Non c'è nessun pericolo imminente di un effetto Vaillant, ha detto invece il presidente della Commissione Grandi Rischi Sergio Bertolucci a proposito della situazione della diga di Campotosto. È importante però, ha detto ancora, continuare a monitorare l'evoluzione sismica in quella zona in quanto esiste un aumento della pericolosità dovuta ai movimenti della faglia.
Una dichiarazione, quella di Bertolucci, che sembra per i più riparatoria, visto che anche molti TG nazionali avevano dichiarato che nella zona di Campotosto c'era il secondo bacino più grande d'Europa con tre dighe, una delle quali su una faglia attiva, e ci possono essere dunque movimenti importanti di suolo che cascano nel lago. Per dirla semplice, l'effetto Vaillant di cui tanto si è parlato. Se si avverte un aumento del rischio, bisogna immediatamente renderlo trasparente alle autorità e alla popolazione. Il riferimento di Bertolucci alla diga del Vaillant, in provincia di Belluno, come ricorderete, dove la sera del 9 ottobre del 1963, a seguito di una frana che cadde nell'invaso e di gravissimi errori umani, si elevò un'immane ondata che provocò oltre 1900 vittime in tutti i paesi a valle. Da tempo, ha detto ancora, la diga di Campotosto viene studiata dalla Protezione Civile, in collaborazione con l'Enel e con tutti gli organismi deputati. Quanto al rischio legato all'eventuale caduta di materiali nel lago in caso di terremoto, Bertolucci ha rilevato anche che non si configura la possibilità di avere onde che possano superare i 10 metri. Intanto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un incontro con Graziano Del Rio, una riunione sulle grandi dighe delle regioni del centro Italia colpite da recenti eventi. Il Ministero esercita infatti un'azione di vigilanza tramite la Direzione Generale specifica. E intanto anche Stefania Pezzopane, la senatrice del PD, sta preparando un'interrogazione. C'è panico, infatti, senza soluzione, ha affermato. Il lancio di agenzia della Commissione Grandi Rischi sul rischio forte terremoto ha provocato un vespaio di polemiche, tant'è che lei stessa ha deciso di annunciare un'interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Di fronte ad un simile comunicato, ha detto la Pezzopane, che annuncia disastri ma non dà soluzioni, cosa dovrebbero fare i sindaci delle comunità che si trovano lungo la dorsale della faglia interessata? E anche il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, interviene sul rischio Vaillant lanciato dalla commissione Grandi Rischi per la diga di Campotosto, appunto, e risponde: la diga è costantemente monitorata. La diga di Campotosto è un invaso idrico vigilato dall'ingegner Cinelli, direttore generale servizio dighe, per quanto riguarda l'infrastruttura fredda. Per quanto riguarda l'esercizio idrico ed elettrico, poiché lì c'è un'attività ad opera di Enel Green Power, è in capo alla holding di Enel, la quale holding di Enel, dopo le sollecitazioni sismiche, ha effettuato anche una verifica circa lo stato della struttura e ha escluso la presenza di lesioni e di rotture, e anche dichiarato che la consistenza idrica all'interno dell'invaso occupa solo il 40% della capienza. Comunque si sono impegnati a ridurre ulteriormente la consistenza idrica dell'invaso, secondo un piano che monitoreremo assieme Prefettura, Ministero degli Interni, Ministero delle Infrastrutture e naturalmente Enel. È appena riaperta dall'isolamento di giorni, torna ad essere isolata da una frana alla frazione di Macchia da Sole del comune di Valle Castellana, al confine tra le province di Teramo e Ascoli Piceno. Nel pomeriggio di oggi uno smottamento di vaste proporzioni ha invaso e interrotto la provinciale 52 tra il capoluogo Valle Castellana e la frazione. L'emergenza frane dopo la nevicata eccezionale comincia a manifestarsi. Un'altra interessa la provinciale 553 a Notaresco e la 17 a Bisenzio. Intanto permangono situazioni di difficoltà legate alla neve in molte frazioni. Dopo aver raggiunto Colle Meso di Arsita, si prevede di raggiungere anche le contrade di Acquaratola, di Rocca Santa Maria e di San Giorgio di Crognaleto. Il prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, fa il punto della situazione sulle criticità che ancora permangono nel territorio teramano. L'Enel assicura che le ultime 6.500 utenze scollegate saranno riattivate entro le 24 di oggi. Intanto si lavora senza sosta per migliorare la viabilità e per raggiungere e dare assistenza alle popolazioni ancora isolate. Intanto le forze dell'ordine si mobilitano contro lo sciacallaggio nelle abitazioni abbandonate e sul prezzo del carburante. Tania Bonici Castelli. Al centro operativo per le emergenze di Teramo si fa il punto della situazione sulle criticità del territorio. La prima emergenza è la luce. Ci sono ancora 6.500 utenze elettriche scollegate in provincia, ma i vertici dell'Enel assicurano che entro le 24 di oggi tutto sarà ripristinato. Vedremo.
Monitorato il rischio valanghe, nel teramano il pericolo è di grado 4 sopra i 2000 metri, di grado 3 al di sotto. Ma l'attenzione più grande delle istituzioni in queste ore si concentra su viabilità e sul soccorso alla popolazione ancora intrappolata nelle proprie case. Dunque, per quanto riguarda la viabilità, ieri sera veramente abbiamo avuto delle buonissime notizie, nel senso che stamattina stanno finendo di aprire in quelle che erano rimaste le zone più critiche, cioè ad Acquaratola, però ad Acquaratola considerate che ci sono i vigili del fuoco che ci hanno dormito stanotte e che hanno portato in loco assistenza alla popolazione. Poi San Giorgio di Crognaleto, stanno lavorando a San Giorgio di Crognaleto e alla contrada Saputelli di Castelli. Poi adesso si sta lavorando per allargare la statale provinciale 365 Bisenti, Arsita e poi anche tra Fano di Querceto. E comunque quando non si arriva ci si arriva comunque. Ci si arriva comunque, assistenza alla popolazione, stamattina in alcune località stanno andando appunto il soccorso alpino, la Guardia di Finanza con il SAGF, eccetera, con anche con gli sci ai piedi e con le motoslitte. E c'è un altro aspetto inquietante in casi di emergenza come questo, quando le persone sono costrette ad abbandonare le proprie abitazioni o quando hanno bisogno disperato di carburante, c'è lo sciacallaggio. Ieri nel corso di tutta l'emergenza abbiamo dovuto affrontare anche quest'altra problematica, perché ci sono arrivate delle segnalazioni di sottrazione di carburante da parte di persone che stiamo cercando di identificare presso i gruppi elettrogeni che sono stati installati dall'Enel e che devono essere di volta in volta riforniti. Per quanto riguarda le case abbandonate? C'è in atto una fitta rete di vigilanza anche delle abitazioni isolate e stanno convergendo qua altri reparti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri che verranno impiegati proprio su tutto il territorio per fare queste forme di controllo. La Ruzzo Reti avvisa di una rottura del tronco che alimenta la zona della Val Tordino e per questo ci potrebbe essere la sospensione momentanea di erogazione d'acqua in alcuni comuni dell'area. Intanto si sta anche provvedendo alla rimozione di neve dai tetti nelle frazioni e nelle zone più alte del comune di Teramo, ma a soffrire ancora e di più sono i piccoli paesini della montagna teramana. Le cose vanno meglio a Crognaleto? A Crognaleto siamo nel dramma, nella sfida. La popolazione è nella sfiducia più totale verso le istituzioni, anche verso di noi. Ancora abbiamo qualche paese isolato, siamo senza luce da ormai 8 giorni, stiamo evacuando ancora qualcuno. L'Enel assicura che entro oggi tutto sarà risolto. Sì, stiamo caricando i gruppi elettrogeni, questo è vero, però il problema è che sono 8 giorni, già passati 8 giorni. E sempre il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è intervenuto anche sull'emergenza elettrica. D'Alfonso fa sapere che verrà approfondito il tema degli investimenti sull'intera rete regionale. Vediamo. Dopo le precipitazioni straordinarie del 2016, otteniamo, come da carta dei servizi, il ristoro e il risarcimento dei danni patiti dagli abruzzesi per 27 milioni di euro. Poi facciamo un accordo per 4 anni investimenti per 50 milioni di euro l'anno. Investimenti che per il 2016 sono stati effettuati. Adesso chiederò la verifica della qualità e della quantità dei lavori effettuati, perché questo è il punto. Circa invece la condizione attuale della copertura Enel, siamo a 5.000 utenze da rialimentare, riguardanti prevalentemente le frazioni dei centri abitati già raggiunti del teramano, poiché lì c'è una tradizione abitativa che tra centro abitato e frazione intercorrono anche 10, 15, 20 chilometri di distanza con 2 metri d'altezza di neve. Voglio mettere in evidenza anche che noi l'emergenza l'abbiamo dichiarata come emergenza regionale il 12 di gennaio e poi a seguire, dopo la riunione dell'organismo regionale convocato ad hoc con i 4 prefetti e i 4 presidenti delle province, il 18 gennaio alle ore 15:30 abbiamo chiesto anche l'emergenza nazionale e ogni passaggio dal 12 di gennaio è stato condiviso pienamente con la filiera istituzionale. Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha dato mandato agli avvocati del comune di adire le vie legali nei confronti di Enel per i giorni di mancata erogazione di energia elettrica. Una prima stima dei danni è stata quantificata in 10 milioni di euro. Paolo Renzetti.
Sindaco Di Primio, questa volta lei più che mai fa sul serio, ha detto nelle ultime ore che è pronto a denunciare Enel per quanto accaduto nei giorni scorsi. Ho già dato mandato all'ufficio legale del Comune di predisporre tutti gli atti necessari perché questi disservizi che si stanno ancora ripetendo, che ne dica il Presidente della Regione, a Chieti abbiamo ancora fino a ieri sera dovuto registrare molte utenze, troppe utenze senza la possibilità di avere luce a casa, e questa è una cosa intollerabile. Adesso stiamo avviandoci verso una nuova fase di questa emergenza, che è quella della conta dei danni e della messa in pristino di tutte le strade, le scarpate, le tubature che si sono state danneggiate dal maltempo, ma abbiamo anche il tempo in questo momento di chiedere ragione a chi eventualmente non ha sufficientemente considerato quello che stava capitando in Abruzzo e nella nostra città, di rispondere per le proprie azioni. È mancato il coordinamento, è mancata sicuramente la organizzazione, e soprattutto è intollerabile che Enel nei primi due giorni degli eventi, io parlo già dal 15 del mese di gennaio, nei primi due giorni fino al giorno 18 non abbia dato risposte certe, non ai cittadini che le chiedevano, e anch'essi avevano tutti i diritti di averle, ma neppure alle istituzioni. Io già sabato mattina ho convocato una giunta straordinaria, e nel corso di quella giunta abbiamo adottato un provvedimento ad integrazione di quello assunto qualche giorno prima per la dichiarazione dello stato di emergenza sull'intero territorio del comune di Chieti, e in una stima che è stata fatta dei danni che fino ad oggi, fino a questo momento, possono registrarsi, siamo sull'ordine di 10 milioni di euro. Non appena sarà possibile, i comuni devono avere la immediata disponibilità delle somme per avviare le opere di riparazione di tutte le strade che oggi rappresentano un gravissimo pericolo per la viabilità. Per questo io ho chiesto l'intervento diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché solo in questo modo risolviamo i problemi. E intorno alle 18 è stata effettuata la riparazione della condotta principale adduttrice Tavo Sud in località Trusciano di Farindola. Immediatamente dopo sono iniziate le manovre di riapertura del flusso idrico. Nel corso della serata odierna si continueranno comunque a registrare carenze idriche nelle località interessate. Il ritorno a condizioni di normalità si avrà nella giornata di domani. E all'Aquila, scuole aperte dopo il terremoto, chiuso l'istituto Cotugno, dove verranno effettuati dei controlli più approfonditi. Vediamo. Le scuole dell'Aquila e della provincia sono sicure? Di fatto oggi è suonata la campanella per gli studenti aquilani. Tutti o quasi. La provincia dell'Aquila ha effettuato nei giorni scorsi in tutte le scuole superiori di propria competenza le verifiche e non sono stati rilevati danni strutturali agli edifici scolastici, che dunque oggi sono regolarmente aperti. La provincia dell'Aquila, come ha detto il presidente Antonio De Crescentis, aveva già effettuato analoghe verifiche a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre scorsi. In particolare, dopo il terremoto del 30 ottobre, i sopralluoghi erano stati effettuati anche dai tecnici della Protezione Civile Regionale e dei Vigili del Fuoco, e tutte le verifiche avevano confermato l'assenza di danni strutturali. Porte chiuse invece oggi al liceo classico Cotugno in via Leonardo da Vinci all'Aquila, ma soltanto per oggi, ha specificato il sindaco Massimo Cialente. Il sopralluogo della Protezione Civile Regionale infatti è stato rimandato e dunque l'istituto resterà chiuso, seppur sia agibile. D'altra parte anche De Crescentis aveva ribadito che dei sopralluoghi già effettuati, ai quali ha partecipato anche la dirigente scolastica del Cotugno, non sono emersi danni o problemi strutturali. L'edificio dunque è agibile e non c'è il rischio crollo. Il Cotugno, insomma, oggi è rimasto chiuso, e così la scuola materna di Canzatessa. La struttura è agibile, ma presenta delle piccole lesioni in due aule che dunque vanno controllate in maniera più approfondita. Cialente poi ha parlato anche del comunicato diffuso dalla Commissione Grandi Rischi. Ho scritto alla Presidenza del Consiglio, ha detto, alla Protezione Civile e ad altre cariche dello Stato per chiedere indicazione al sistema di protezione civile nazionale e regionale. Che cosa devo fare? Ho chiesto loro. A rispondere è Fabrizio Curcio, numero uno della Protezione Civile. Verificare e aggiornare il piano di emergenza comunale, le ha mandato a dire al sindaco. Valutare la vulnerabilità delle strutture pubbliche, realizzare una corretta e puntuale informazione ai cittadini. Così a rilanciare la palla agli amministratori locali.
E la provincia di Pescara ritiene utile la sospensione delle attività didattiche per le giornate di domani, martedì 24 e mercoledì 25, nelle scuole superiori ubicate nei comuni di Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo Popoli, Torre dei Passeri, Alanno e Cepagatti, mentre per le scuole della città di Penne si attende di conoscere le decisioni dell'amministrazione comunale. Per questo il presidente della provincia, Antonio Di Marco, ha scritto ai dirigenti scolastici degli istituti e ai sindaci dei relativi comuni per consentire all'amministrazione provinciale l'esecuzione di opere di pronto intervento, dato atto che al momento lo stato generale della viabilità non consente di garantire pari opportunità agli studenti in relazione alla provenienza geografica degli stessi e all'effettiva appunto accessibilità di alcuni istituti. E sarebbero migliaia gli animali morti a causa della fame e del gelo in provincia di Teramo, una vera e propria emergenza sanitaria che da oggi viene affrontata e coordinata attraverso un tavolo istituzionale di tecnici che si è appena insediato al COC del capoluogo. L'assessore Dino Pepe lancia l'iniziativa Adotta una stalla. Vediamo di cosa si tratta. Si è appena costituito al COC di Teramo un tavolo istituzionale di coordinamento al quale siedono Prefettura, ASL e Istituto Zooprofilattico per fronteggiare l'emergenza veterinaria ed agricola. Dopo l'incredibile ondata di maltempo che ha investito l'Abruzzo e in particolare la provincia di Teramo, sono migliaia gli animali che sono morti a causa della fame, del freddo, dopo il crollo di tante stalle. Quelli che restano devono essere raggiunti al più presto con qualsiasi mezzo per essere sfamati. La situazione è drammatica. Serve un coordinamento forte, serio, per affrontare questa grande emergenza della zootecnia, cioè agricoltura e veterinaria. L'agricoltura è il settore che sta pagando di più questa emergenza neve, sisma e mancanza di corrente elettrica. Abbiamo costituito un tavolo d'emergenza a livello regionale insieme alle ASL, insieme al Corpo Forestale dello Stato e una serie di altri portatori di interesse circa il mondo agricolo e in particolar modo il mondo zootecnico. Abbiamo costituito un punto unico di raccolta dei dati e delle segnalazione affidato all'Istituto Zooprofilattico che governerà questo processo a livello regionale e il tavolo è presieduto dal Corpo Forestale dello Stato. Si può dire quanti animali sono morti? Sicuramente migliaia, non solo in provincia di Teramo ma anche a livello regionale. Ci sono centinaia di aziende che hanno difficoltà ma purtroppo hanno anche difficoltà di comunicare le loro condizioni e quindi non abbiamo ad oggi una mappatura completa dell'emergenza nella nostra regione. E poi c'è questa iniziativa Adotta una stalla. Sì, abbiamo lanciato questa iniziativa e proprio questa mattina 100 bovini della provincia dell'Aquila saranno ricoverati presso una struttura in collina sempre nella nostra regione. Adotta una stalla consentirà a tanti allevatori di fare solidarietà verso altri allevatori che hanno necessità e quindi faccio un invito, un appello ai tanti proprietari di stalle libere e possono ospitare gli allevamenti di stalle in difficoltà o crollate a seguito di questa emergenza. E intanto state raccogliendo anche i viveri per gli animali. Inoltre abbiamo attivato un punto di ammasse di raccolta di alimenti per animali qui presso la Protezione Civile di Teramo affinché grazie alle granaglie, al fieno e ai tanti alimenti che tanti altri possono donare per cercare di alleviare le sofferenze degli allevatori in difficoltà. E passiamo ora alla pagina sportiva. In un clima surreale per via della tragedia di Rigopiano, il Pescara viene superato all'Adriatico Cornacchia dal Sassuolo. Non basta la rete del redivivo Baebec, i biancazzurri pagano i soliti tanti errori e la giornataccia del portiere Bizzarri. Vediamo il servizio della partita e le impressioni del vice biancazzurro Donatelli e del tecnico degli emiliani, l'abruzzese Di Francesco. Una partita che molti avrebbero voluto rinviare, troppo grande il dolore per quello che sta accadendo anche in queste ore nella vicina Rigopiano di Farindola, ma lo spettacolo, come si dice in questi casi, deve andare avanti all'Adriatico, dove i tifosi non fanno il tifo per rispetto delle vittime della tragedia sul versante pescarese del Gran Sasso. Vince il Sassuolo che vendica lo 0-3 a tavolino dell'andata, avvicinando gli abruzzesi alla retrocessione con l'Empoli oggi a più 12. Punizione troppo severa per un Pescara sfortunato, ma anche
e soprattutto vittima dei suoi limiti. Per gli emiliani è un successo che serve per guadagnare qualche posizione in classifica. Pronti via con il Sassuolo già in gol dopo 58 secondi grazie a Matri, che dopo aver ricevuto palla in area con un tiro irresistibile mette alle spalle di Bizzarri, che smanaccia ma non trattiene la sfera che si infila lentamente in porta. Gelo all'Adriatico dove ancora una volta i biancazzurri partono in salita. Il Pescara reagisce al quinto su una punizione di Caprari. Stendardo in area trova un bel guizzo con Consigli che riesce però a salvare. Al tredicesimo c'è un tiro velenoso dell'ex Aquilani che sfiora di un soffio il raddoppio mettendo il pallone di poco fuori. La gara è godibile con attacchi dall'una e dall'altra parte mentre sugli spalti si assiste quasi in silenzio alla contesa. Al quindicesimo c'è il primo cartellino giallo della gara per Caprari che diffidato salterà la sfida di sabato prossimo a Milano con l'Inter, società proprietaria del suo cartellino. La squadra di Massimo Oddo però ci crede e al diciottesimo è Crescenzi in area ospite a concludere al volo di poco fuori misura. Il Pescara spinge con la consueta generosità palesando però i soliti arcinoti limiti. I ragazzi di Eusebio Di Francesco dall'altra parte si rivedono al ventisettesimo con un tiro insidioso di Mazzitelli che regala solo l'illusione del gol con la sfera che però non inquadra di poco il montante. Pericoloso sul fronte opposto un minuto dopo il Pescara con Caprari che conclude da ottima posizione trovando la respinta di Cannavaro prima della linea di porta. La gara del Pescara rispecchia fin troppo bene la stagione dannata dei biancazzurri. Il finale di tempo non vede altre emozioni con le due formazioni che tornano così in campo nella ripresa sullo 0-1 e con gli stessi 22 di inizio gara. Al quarto minuto Caprari ci prova con un tiro a giro e con la palla che finisce fuori, ma il Pescara c'è così all'undicesimo su cross di Biraghi. Bebek al volo fa 1-1. La gioia del pareggio dura però una manciata di minuti visto che al ventesimo Pellegrini di testa approfitta di una nuova indecisione di Albano Bizzarri che protesta per un fallo che probabilmente non c'è e così il pallone termina in rete per il nuovo vantaggio della formazione nero-verde. Tutto da rifare per il Pescara che vede le streghe anche perché arriva il terzo gol ospite ancora ad opera di Matri che con una prodezza beffa Bizzarri. Gara praticamente chiusa con il Pescara che fallisce al 43esimo anche un rigore con Biraghi. Pescara che da questa sera è sempre più ultimo in fondo alla classifica. Veramente abbiamo giocato col cuore vicino a questa gente e abbiamo giocato anche, non ci siamo riusciti, ma per cercare di dare un piccolo momento di gioia oggi a quanti ci seguono e a quanti tifano per noi. Sulla partita dico che sulla situazione che hai detto nostra di classifica, che abbiamo dato l'addio alla Serie A, prima sentivo che il Crotone, che oggi ha pareggiato a Genoa e che ha 10 punti, un solo punto più di noi, ci crede fortemente, quindi non vedo perché se gli altri ci credono non ci dobbiamo credere anche noi. Mia cognata era una settimana fa, era lì. La vita è fatta di queste cose, io sono veramente vicino alle persone che in questo momento stanno soffrendo per quello che è accaduto. Una gara particolare, qualche istante fa un tuo giocatore Cannavaro ha detto probabilmente questa partita poteva anche non giocarsi. Condivido pienamente, noi ci adeguiamo alle scelte più grandi di noi, però se non avessimo giocato sarebbe stata la cosa giusta. Ma noi siamo partiti molto bene, anche perché abbiamo concesso qualcosina più che altro in ripartenza al Pescara su qualche rimpallo. Poi nel secondo tempo siamo andati un po' in sofferenza della nostra zona destra, difatti dove abbiamo preso gol poi ho fatto un cambio e devo dire che abbiamo ridato equilibrio alla squadra. È normale che quando noi ne abbiamo fatte resuscita tante di squadre, spesso in vantaggio e abbiamo preso gol uno dietro l'altro. Oggi non è accaduto, siamo stati in partita, abbiamo saputo soffrire in alcuni momenti, ma io penso che la squadra abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più anche come squadra, come idee, per quello mi sembra una vittoria alla fine meritata. E nell'unico match di Serie D con una squadra abruzzese in campo, la Vassese non va oltre lo 0-0 nel campo neutro di Monte San Giusto contro un solido Monticelli e il distacco della vetta aumenta. Roberta Di Sante. Presenti per un ideale, in silenzio per rispetto della nostra regione. In una domenica difficile per tutto il calcio abruzzese recita così lo striscione esposto dai tifosi della Vastese presenti al comunale Villa San Filippo di Monte San Giusto, dove la squadra di Colavitto, unica abruzzese di D a giocare oggi, colleziona il terzo 0-0 consecutivo, impattando contro il quadrato Monticelli di Nico Stallone e vede la Fermana vittoriosa contro la Civitanovese prendere il largo. Non basta ai biancorossi il rientro in avanti di Bomber Prisco, unica variante nell'11 titolo
titolare rispetto alla partita contro il San Marino nel collaudato 4-3-3 di Colavitto. Sallone, che recupera Sosi e Terrenzio, rientrati dalla squalifica, ma che deve rinunciare ancora all'infortunato Pedalino e allo squalificato Aloisi, schiera un 3-4-3 con il tridente Wade, Filiaggi, Iotti. La gara si apre al quinto con una punizione di Negro in mezzo per Terrenzio, che devia tra le braccia di Russo. Passano 3 minuti e gli ascolani più attivi in avvio si fanno pericolosi con Iotti, che trova un corridoio sulla destra, ma al momento della conclusione preferisce mettere in mezzo per il compagno appostato sul primo palo, ma Mensà capisce tutto e salva dall'impaccio la compagine aragonese. Al quarto d'ora Filiaggi va in gol con un preciso diagonale, ma la rete viene annullata per posizione di offside. La partita è tecnicamente e tatticamente bloccata, con le due squadre ben messe in campo che si annullano a vicenda. Ne viene fuori un primo tempo sterile, nel corso del quale le due compagini non rischiano quasi nulla e i due portieri sono di fatto inoperosi. In avvio di ripresa buona pressione da parte della Vastese, che però fatica a trovare spazi per via dell'ottima disposizione tattica di un ordinato Monticelli. Ci vorrebbe un guizzo, un errore, un episodio come quello del quale però i biancorossi non riescono ad approfittare al 14esimo, quando il disimpegno errato di Pier Antozzi sul lancio in profondità di Tafili non rischia di favorire Galizia. Al 21esimo prova a farsi vedere anche Bomber Prisco, ma Marani si fa trovare pronto alla respinta in tuffo. Ma sul fronte opposto al 24esimo è Negro ad avere la grande occasione, quando sul corner di Iotti fa partire una gran conclusione a botta sicura, costringendo Russo alla respinta coi pugni sul primo palo. L'azione non è ancora finita e sugli sviluppi è sempre il fantasista arrivato nel mercato di dicembre a spedire di poco al lato. La ripresa sembra più vivace e la risposta biancorossa non tarda ad arrivare, con la girata di Fiore, che però termina fuori. La gara tuttavia resta bloccata. Allora i due tecnici decidono di cambiare qualcosa. Colavitto richiama a sé Galizia e Prisco per inserire Felici e Santoro. Stallone sostituisce Wade, Filiaggi e Bracciatelli con Iannascoli, Cocchieri e Giovannini. È proprio l'ingresso in campo di quest'ultimo dà maggiore vivacità alla manovra scolana. Al 42esimo il classe 95 crea scompiglio tra le maglie della Vastese, ritrovandosi a tu per tu con Russo. Provvidenziale è su di lui il recupero e l'anticipo in extremis di Campanella, che salva la Vastese spedendo in corner. Qualche minuto più tardi è ancora Giovannini a portare apprensione, ma gli aragonesi riescono a chiuderlo in out. In pieno recupero al 48esimo rimane strozzato in gola l'urlo dei tifosi biancorossi, quando la gran botta dal limite di Felici fa la barba al palo per poi spegnersi sul fondo. Termina così con l'ennesimo pari senza reti per una Vastese che deve tornare a vincere se non vuole perdere ulteriore terreno dalle battistrada, ma che tutto sommato ci può stare per quanto visto nell'arco dei 90 minuti contro una delle formazioni più organizzate e tatticamente meglio disposte in campo del girone. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.